Allora, svuota la spesa, la mini spesa di Esselunga. Io sono un po' raffreddata, per cui sono un po' attappata. A parte i gatti, allora, se mi fanno... Ecco, grazie. Allora, preciso che questa spesa qui l'ha fatta il mio compagno, per cui in teoria non so che cosa ha preso. L'unica cosa che io ho preso sono ingredienti per il dolce e basta. Tutto il resto l'ha fatto lui, per cui non so che cosa ha preso, dato che io ero lì ma non guardavo quello che prendeva. Questa volta abbiamo deciso così di far sì che lui faceva la mini spesa. Allora, mozzarella per, ha detto, le lasagne. Per cui ha preso due confezioni di mozzarella. Un gatto abbiamo preso. Poi le lasagne, perché vi avevo detto che servivano le cose per le lasagne, per cui ha preso quattro confezioni di lasagne. Queste qua. Grazie. Quattro confezioni di lasagne, dato che abbiamo deciso di fare le lasagne ai funghi e abbiamo preso i funghi, cioè due confezioni di funghi, questi qua. Per cui queste sono per fare le lasagne con la mozzarella. Poi ha preso le tartelle cuor di mela. Non lo sapevo perché l'ho visto poi quando è andato in cassa, l'ho sgamato e c'erano queste. Comunque, queste sono le novità di Mulino Bianco. Ha preso queste qua, però una me la voglio pigliare perché la voglio provare. Mi dispiace. Poi, a polpa di Mutti per fare il sugo, ha preso la carne. Allora, questa. Scamone, questa qua fetta 1,96 euro. Due ne ha presi, però questa 2,39. Poi ha preso questo, che cos'è? Filetto di suino, mai provato, mai visto. 2,91 euro col 30% di sconto. Poi la salsiccia a 3,62 euro. Ah, quella a finocchio, pensavo che era quella normale. Io diciamo che la voglio evitare la salsiccia, non so perché, ma boh, Alla per quello che ho visto preferisco lasciare perdere, ma vabbè, per il momento la mangio. Tagliata di lonza è quella che a me non piace, 1,53 euro. La lonza proprio è un po' crudina, cioè in senso dura, non crudina. Yogurt cremosa alla pesca e albicocca. Ho preso queste qua grandi perché sia questo, More e Lamponi, che pesca, perché io volevo lo yogurt e dato che non resisto senza lo yogurt, quello è l'unica cosa che ho preso. Poi lui ha preso ancora sto cavolo di sugo alla bolognese. Questo l'ha preso per il lavoro, per fare in fretta a cucinare. Poi, due confezioni di yogurt al cocco, ma questo per il dolce. Questo qua dell'Esselunga a 86 centesimi, sembra l'uno. Ho preso questi due. Ho preso la panna montata, cioè la panna da montare Opla, sempre due confezioni. Non si sa mai perché volevo fare un dolce, allora ho detto vabbè, le prendo, tanto costa 99 centesimi. Poi ho preso la panna fresca, due confezioni di panna fresca, sempre per fare il dolce, che poi adesso lo faremo insieme. Poi lievito per il dolce, che non so se ce l'avevo, però per sicurezza l'ho preso, sempre per fare il dolce. Poi ha preso le uova, perché giustamente mancano per fare il dolce.
preso questa pasta qua, 500 grammi. Quanto è che costava la pasta? Tutta 79 centesimi. 79 centesimi, questa qua. Una è questa, poi c'è questa qua, pasta grano presso Napoli, fatta così. Poi questa, altra fatta così. Poi sì. Ah, un'altra uguale identica. Poi già non c'è, perla che non la smette, fatta così che sembrano insetti, a forma di insetto sembrano. Poi ho preso la Philadelphia, anzi ha preso la Philadelphia XL. Questa è buona, però non sempre dovremo comprare. Poi ho preso questi che sono melanzane alla napoletana. Queste era meglio evitarle, però dato che ho visto, ma ho fatto finta di niente perché doveva farla lui la mini spesa, perché questa è una mini spesa. Schema orza, vabbè, ogni tanto ci vuole il formaggio, ma non tu, non so. Per finire, dato che li ho trovati, ovviamente, questi che sono quelli che ormai sta spopolando tutta TikTok e YouTube, i kinderini. Li volevo provare anch'io. Costano 4 euro, mi sembra. Sì, un po' tantino. E dato che li stanno provando tutti, sta spopolando sto coso, allora ho detto, vabbè, provo. Sì, provo anch'io. Sì, è finito il sacchetto. E... mi prendi lo scontrino che Budino me l'ha buttato per terra. E comunque ho preso questi qua e volevo assaggiarli, per cui ho detto li prendo, li assaggio. Non lo so se sono buoni, boh. Vi farò sapere nell'altro video. Sono 20 pezzi, secondo me sono uguali a quelli altri. Però dato che ho visto che non era quasi vuoto lo scaffale, ho detto vabbè, per una confezione c'era scritto 3 pezzi in teoria, solo per 3 pezzi li potevi prendere. Io ne ho preso uno perché, a parte che costavano 4 euro, 4 euro già anche tanto. Per, grazie Budino, Budina, per 250 grammi, 20 pezzi. Io di solito solo una volta li prendo queste cose qua, non è che prendo tutti i giorni queste cose, poi ogni tanto, vabbè. E niente, ho preso questo. Allora, totale della spesa dell'Essie Lung, 57 e qualcosa. Vi metto qua lo scontrino, perché adesso lo scontrino non è più a carta. Ti danno solo questo coso qui con il totale di quanto hai pagato, 53,97. Avevamo lo sconto di 9 euro, invece di 60 qualcosa abbiamo pagato 53,97. Per cui adesso ti danno in poche parole solo questo. E io lo sapevo da adesso. E lo scontrino proprio totale con i prezzi è sull'applicazione. Io ho fatto lo screenshot, così almeno vi metto qua l'applicazione con i prezzi se per caso volete sapere i prezzi. Ho notato qua c'è buono scuola 2 punti. Io non so adesso questo che cos'è, come si fa, perché a me non è che mi serve molto, però se può interessare a qualcuno. Non so come si dà, sinceramente, il buono in scuola. Boh, se ha bisogno qualcuno, fatemelo sapere comunque sotto nei commenti. E niente, questo è. Questa è una mini spesa perché giustamente la spesa un po' più grande, con più buste, la facciamo di solito il 20-25 del mese. Perché...
Di solito facciamo così, a fine mese faremo la spesa grossa, invece la mini spesa sempre all'inizio del mese, più o meno. Dato che molte persone mi hanno chiesto di fare la spesa dove mostro cose da mangiare e da bere, ovviamente poi per adesso ci sono queste cose qua. Poi la prossima spesa vi farò vedere le bibite, che tanto dobbiamo prendere le bibite e tutto il resto del mangiare. Tutto qua. Comunque niente, poi vi farò sapere su questo. Vabbè, niente. Il casino che sta facendo il mio gatto 1 e gatta 2 che è dentro al sacchetto di sicuro. Secondo te è dentro il sacchetto? Secondo me sì. Dov'è Perla? Dentro il sacchetto. Perla, dove sei? Sei dentro il sacchetto? Dov'è Perla? Sì, vabbè, non si gioca così, ma va bene. Lì. Ecco, sì, era dentro il sacchetto. Ma si può sta gattina? Cosa combina? Gattina combina guai. Gattini combini guai. Vabbè, questo è il risultato di quando io faccio la spesa. Questo è il risultato dei gatti che tutte le volte mi lasciano in giro i sacchetti. Grazie gatti, grazie. E ovviamente c'è qua Budino che... Budino che non sta fermo un secondo. Grazie Budino, grazie. Vabbè, grazie. Vabbè, questo è...